I was looking for a room. Do you have any availability? Yes, for one night? Yes. Okay, thank you so much. This elevator to the fifth floor. And you're thank you. Dai, comincia così questa nostra avventura di 24 ore in Islanda. Niente male. Morte? Niente male. Wow. Comincia alla grande, ragazzi, questo viaggio. La prima cosa che ho fatto in centro è stata andare nell'ufficio turistico e chiedere un po' di informazioni. Mi hanno detto, guarda, per albergo vai qua di fronte, questo qua è ottimo. E devo dire che ci hanno preso. Ed è costato solamente 100 euro. Wow. Stavo senza stanza. E stavo pure senza vista. Benvenuti, ragazzi, in Islanda. Purtroppo il tempo è dei migliori, siamo portati da Londra alla pioggia. Però vabbè, poco male. Tanto, chi se ne frega. Sorry for the disturbance, Mr. Room. Just wanted to know, let you know, if you would like to change to a better room, it's no problem. There's a better room than this one? Yes, with a private jacuzzi. Really? Yeah. Meet me downstairs. Ma che sta a dire? Ma non ha senso questa cosa. Ok, come ho detto, stanza bellissima, ma non è la nostra. Non sono curioso, raga. So, you can take this elevator okay. To the top floor. Veramente succedendo questo? Cosa? Ma voglio scoprirla con voi questa stanza, tolto che è il doppio di casa mia. Yeah. Tarararara. No way. Questo è il karma. Questo è veramente il karma. Wow. Quello che si vive sull'Islanda, quindi quello che ho capito magari in queste orette tra la conversazione con Elka, suo marito, e un po' di persone incontrate in aeroporto, è che vabbè, in primis sta qua tra la Gran Bretagna e la Groenlandia. Cosa fondamentale, fa freddissimo. E questo vabbè ci sta perché si chiama Iceland, quindi terra del ghiaccio. Se vi faccio vedere quello che ho portato ridete, perché siamo covato la valigia per andare al mare. Perché infatti c'ho solo calzoncini corti, magliettine, un paio di five fingers e questo è quanto. A saperlo naturalmente sarei venuto coperto. Però vabbè, il bello di questo viaggio è anche questo. Per gli spostamenti è molto particolare qua, perché non esistono treni, quindi l'unico modo di spostarsi sono gli autobus oppure naturalmente la macchina, che è la cosa che più consiglio perché è la cosa in primis più comoda e veloce sicuramente. Poi nonostante siamo in Europa, qua non c'è l'euro, quindi qua si usa la valuta loro, che è la corona islandese. Però fortunatamente si paga sempre tutto quanto col contactless, quindi vi basta della carta, anche importi minimi di 2-3 euro, quindi è molto comodo. I prezzi sono un pelino più alti rispetto all'Italia su molte cose, su altre cose invece no, perché ad esempio questa stanza vi ricordo che l'ho pagata a 100 euro, che non è tantissimo, diciamo, considerando poi che siamo nella via principale, quindi questo qua è stato un buon prezzaccio. Tra l'altro, ragazzi, il centro di Reykjavik è veramente bello, nonostante la pioggia che sta tirando giù, ho fatto un giretto, è veramente bello. Si respira una bellissima aria qua, un'aria di mare, un'aria di freschezza, un'aria di natura. Sembra di stare in montagna, tipo nelle vie di Cortina, nelle vie di Bardonecchia, con l'unica differenza dell'odore, perché infatti qua c'è un costante odore di pesce e di mare che caratterizza la città, perché infatti questa è una città portuale. E poi la cosa più figa è che in questo periodo qua dell'anno, ovvero da metà maggio a fine luglio, non cala mai la luce qua. Tipo adesso sono le 2 di notte, ragazzi, ed è giorno praticamente. In realtà sta roba è figa fino a una certa, perché io ad esempio non mi ero accorto che fosse così tardi. Infatti mi sa che andrò subito a letto, perché domattina c'ho la sveglia alle 7 e devo fare un sacco di cose. Domani sarà una giornatona. Buonanotte. Entro l'oretto devo fare il check out e avvicinarmi alla stazione degli autobus, dove partiremo per un'escursione attorno al Golden Circle. Però ragazzi, la situazione è questa, per non patire troppo il freddo mi sono messo 3 magliette, 1, 2 e 3. Invidio un sacco i 40 gradi che stanno a fare adesso a Milano. Oddio, forse no, però invidio il fatto che a Milano c'ho le giacche. E poi che forse più quelli. Dai, abbiamo ancora 12 ore qua in Islanda, vediamo di sfruttarle per bene. Do the checkout. Yes, so you just have to come out the door here at the hotel. Okay. Over to the corner here where the yellow bikes come over. Yes. You take your left there and walk straight down the street towards the seafront. It's all the way straight down. Okay. You see a bunch of people there, it's a busy bus stop. Good morning. Hello. Yes. So 10,000 years ago, ice age ended, and when the ice melted away, there was no vegetation, only rock and gravel. Okay. No
No rich soil, no life, no fertility. So the first plants that come is the moss that comes with the air. How many men are here? They're like about 300,000. Okay. And we have about 500,000 sheep. Quindi c'è una media di 5 pecore, 3 uomini e un cavallo qua. Can I ask you, which is the typical thing? This one and this one. Okay, I'll take this one. Yeah. Thank like you. Icelandic donut. Okay, Icelandic donut. Yeah. Okay. Yeah. Donut islandese. Buono. So our next stop is a crater called Gjerið. Secondo pistop di questa giornata. Adesso possiamo vedere il geyser. Wow. Oh, bello tutto, bello il fatto dei geyser, non l'avevo mai visto in vita mia, quindi figo, però forse c'è un po' troppo turismo e questo qua non è un buon segno. Infatti quello che vi consiglio è di venire qua in Islanda il prima possibile, perché ho paura che tra 10 anni questo posto diventerà mega mainstream. Molte si sono fatte quasi le 2 e si va a mangiare. Una zuppetta che mi farebbe anche bene perché mi riscalda un po', però dall'altro lato ho visto il fish and chips, mi sa che optiamo per quello, anche perché il pesce qua adesso è buono. Ragazzi, siamo giunti. Wow. Wow. Davanti a me credo di avere lo scenario più bello che abbia mai visto in vita mia. Posso permettermi a piangere. Siamo giunti alle cascate, alle Golden Waterfalls. Sono stato là sotto l'acqua per circa 10 minuti a guardare questo capolavoro e mi sa che la macchinetta si è spaccata. Dovrei incazzarmi, dovrei essere dispiaciuto per la macchinetta che forse si è spaccata, ma sti cazzi, cioè sono nel posto più bello del mondo, credo. E non sarà di certo la macchinetta rotta che mi farà perdere questo sorriso. Incredibile. Wow, queste lacrime ragazzi sono di gioia. Non pensavo di arrivare a commuovermi per una cazzo di cascata, invece. The growth was very fast. Okay. For many years. Okay. Many years we had 20% growth every year and one year even 30%. Okay. And that's too fast. We can't cope with it. We didn't have the space to host all these people that is coming. Yeah. Thank you so much. See you the next time. Okay. Ciao. Prossima fermata adesso a casa. Sono veramente poche le volte in cui vorrei restare di più in un posto. Forse addirittura non è mai successo, questa è la prima volta. Tornerò presto. We have some suggestion for the upcoming tourists that will come here. I think they should give themselves time here. Okay. And go further out in the country. What we have seen today are the most touristic places. They are of course must see, but there are many other places. Of course. And many other quiet places. Okay. Every tear, every tear, every tear drop is a waterfall. Every tear, every tear. Drop this one.